il ruolo della comunicazione ambientale nella gestione integrata dei rifiuti, la partecipazione dei cittadini ed il principio di responsabilità condivisa. Questo è il tema dell'affollato incontro organizzato a Catania dall'Università, dal Comune, dal Provveditorato agli Studi e dall'Osservatorio Rifiuti, ospitato dal Palazzo Centrale dell'Ateneo Catanese. Ma ecco nei dettagli un'iniziativa, almeno nelle intenzioni, assolutamente lodevole. Abbiamo voluto coinvolgere gli studenti dell'Ateneo Catanese in questo progetto di formazione di formatori, in modo che poi loro in cascata possano andare in tutte le scuole di ogni ordine e grado della città di Catania per diffondere questa cultura della comunicazione ambientale. Nella qualità di coordinatore dell'Osservatorio Rifiuti Catania abbiamo verificato che oggi il problema, superato il primo anno di attività della nuova gestione integrata a Catania, si sposta sui cittadini che hanno bisogno di un percorso educativo complesso, difficile ovviamente per le persone adulte, più semplice per i ragazzini delle varie scuole che sono più recettivi. Verranno dati dei kit, verranno educati questi ragazzi a un processo che non è la semplice lezione di un'ora o anche se seguita da una fase pratica a quella teorica, ma verranno agganciati a dei progetti di monitoraggio continuo dalla scala familiare a quella della scuola, a quella del quartiere di riferimento, per poter monitorare il tutto. Noi stiamo, lo spirito proprio dell'osservatorio che vede tanti attori all'interno, WWF, Legambiente, Rifiuti Zero, Prefetture, il Comune, le ditte, l'Università, è proprio di fare rete, di fare un quasi sistema informativo territoriale.